Siamo qui a Mantova per Samuele Editore, la prima volta in territorio mantovano, per cui siamo come casa editrice, io sono il titolare, particolarmente contenti, orgogliosi, innanzitutto di avere pubblicato un libricino piccolo, ma importante, bello, di cui poi adesso parleremo più o meno estesamente. E poi soprattutto di essere qui in questo locale, di cui ringraziamo i gestori di averci ospitato per la presentazione ufficiale dunque di Disillusioni felici di Sara Alvarello, che è questa bella ragazza qui vicino a me. Allora, io non dirò quasi nulla del libro, nel senso che è giusto che poi sia l'autrice, sulla base magari di qualche domanda, io farò qualche domanda giusto per stimolarla a dire qualcosa, a raccontare cos'è. Sono gli autori, sono i poeti che devono parlare, in realtà poi dovrebbero essere le poesie, però una presentazione è sempre un po' una via di mezzo, è sempre una mediazione, è un incuriosire le persone su ciò che poi troverete dentro il libro. Per cui, ecco, io vorrei cominciare, come vi ho detto, non a caso, è la prima volta che veniamo qui a Mantova, c'è una libreria che adesso non ricordo come si chiama, IBS, che ha anche i volumi, li potete trovare lì, li potete trovare qui, però veramente per noi è un esordio in questo territorio, per cui vi racconterò un po' chi è la Samuele Editore e così indirettamente capirete cos'è questo libro, perché noi siamo una casa editrice molto severa, pubblichiamo pochissimi libri di poesia all'anno, nonostante siamo specifici per la poesia. La Samuele Editore nasce nel 2006, con sostanzialmente la nascita di mio figlio Samuele, da cui poi viene il nome Samuele Editore. Io mi presento, sono Alessandro Canzian, ed abbiamo cominciato un percorso, prima nella poesia di una città, la mia città natale, Pordenone. Abbiamo pubblicato, adesso stiamo per pubblicare l'ultimo volume della poesia di Pordenone del Novecento, solo in italiano, non in dialetto. Abbiamo voluto fotografare ciò che era tutta la pubblicazione, la poesia appunto di un secolo, perché voi dovete sapere che la poesia non racconta solamente la storia, le emozioni, a volte le banali emozioni, le minime emozioni di una vita di un singolo personaggio. La poesia, e soprattutto i poeti, hanno una grandissima capacità. Io vorrei oggi dire anche gli scultori, abbiamo gli scultori qui, anche i pittori, abbiamo un pittore che è anche musicista e poi ci suonerà qualcosa, Victor. Gli artisti, in genere, hanno una grandissima capacità che era stata capita da uno, e parliamo veramente non di poco, Leopardi. Leopardi diceva: io conosco gli uomini perché conosco me stesso. Il poeta è in qualche modo il punto, l'anello di congiunzione tra il singolo e l'universo, e il tutti. Per questo noi abbiamo cominciato il nostro lavoro come Samuele Editore, quando Samuele nasceva, proprio con la nascita di questo bimbo, che ora ha 7 anni, fa nuoto e gioca anche a calcio, raccontando la storia di una città attraverso ciò che i poeti hanno raccontato, attraverso le loro vite intime, private, in questa città. Dopo nel 2009 abbiamo aperto una collana particolare, una collana che ha stupefatto anche me, la collana Scilla. Una piccola chiosa su cosa significa Scilla. Samuele Editore nasce da mio figlio. La casa editrice, voi penso che vedrete, sono decisamente giovane, ho 36 anni, insomma. Ho voluto appoggiarmi, quando sono nato come editore, a una persona molto più anziana di me, perché è sempre giusto, insomma, chiedere dei consigli, è sempre giusto camminare con gente che ha esperienza. La poesia anche è esperienza. E mi sono avvicinato a una poetessa, che aveva già pubblicato anche molti libri, che aveva una figlia particolare, tra l'altro, una figlia autistica. Una figlia che adesso ha 40 anni, Scilla, che in qualche modo ha fatto anche lei la storia di Pordenone, è finita anche da Fazio, questa ragazza, ha pubblicato un libro perché ha trovato un modo di comunicare attraverso la letteratura che ha veramente stupefatto tutti, perché parla agli altri attraverso i libri. Per cui la collana Scilla è sostanzialmente la figlia di questa mia collaboratrice in casa editrice.
La collana Scilla della Samuele Editore in quanto? In 6 anni? 7 anni? 6 anni? Samuele ha 7 anni, quindi sono 6 anni della collana Scilla, si è aperta a tutta l'Italia. Abbiamo pubblicato anche i più grandi poeti contemporanei, parliamo della Maria Grazia Calandrone a Roma, parliamo di Franco Buffoni in Tutto il bene che ci resta. Abbiamo pubblicato anche prefazioni interessantissime, Elio Pecora, Maurizio Cucchi, Maria Luisa Spaziani e veramente via dicendo, un sacco di prefazioni in una trentina, se non ricordo male, di numeri. Il tuo che numero è il tuo? Il tuo è il 32esimo e dovrebbe essere l'ultimo di quest'anno. Quindi 6 numeri, 32 numeri, in 6 anni capite bene che è un lavoro di scelta molto accurato. Ma che cosa vuol dire scegliere un libro di poesia? La domanda poi io spero che vorrete parlare con noi, potrebbe essere rivolta. Cosa vuol dire scegliere una canzone? Cosa vuol dire scegliere una scultura? Scegliere un libro di poesia vuol dire capire un autore, o un'autrice in questo caso, capire perché l'ha fatto, perché signori la poesia come l'arte ha tantissimi significati, veramente tanti, e questo vuol dire che non esiste un'arte bassa o un'arte alta. Abbiamo vicino a Pordenone un paese che si chiama San Vito, in cui c'è un premio veramente internazionale, il premio Città di San Vito. È un premio molto vecchio, insomma, ha avuto uno stop per alcuni anni, adesso l'hanno ripreso. In questo premio ci sono dei poeti assolutamente enormi, sono stati e sono tuttora. E ricordo che in una delle ultime premiazioni c'era appunto questa critica, c'era Galaverni anche se non ricordo, Galaverni è un critico, insomma, direi non più emergente perché ormai ha scritto delle cose stupefacenti, lì a Pordenone Legge, che sapete è una manifestazione enorme che abbiamo, non dico che di casa, ma insomma quasi. E durante questa manifestazione sentivo una frase importante, che non esiste il sottobosco letterario, perché ogni voce ha un suo perché. Io ho fatto mia questa frase, questo modo di intendere l'arte, mia insieme a un'altra frase, che lo trovate poi nel loghetto della Samuele Editore, che è un'ape, tra l'altro storica, perché ho rubato, letteralmente ho rubato, il logo di una tipografia dell'Ottocento. Perché? Ovviamente quando un editore, come un artista, fa qualcosa non lo fa per caso. Perché ho voluto subito dare, attraverso già il logo, l'immagine, l'idea di un lavoro di cui io mi assumevo la responsabilità di essere importante. Non volevamo pubblicare tutto, non volevo pubblicare tutto. Allo stesso modo in cui io volevo crescere mio figlio come un bravo metto, io volevo crescere un'attività come una grande attività. Abbiamo pubblicato quindi grandi libri, grandi prefazioni, con diversi significati. Tutto questo discorsone, insomma, che spero non vi annoi, è solo per dire che ci sono poi alcuni libri, alcuni sono di grandi autori, Navigati, Franco Buffoni tra gli altri, altri invece sono anonimi, sono esordienti. Io non amo molto il termine esordiente, perché sembra uno che comincia, sta lì e non sa che cosa fare, quasi uno che va in piscina, no? Sta lì sul bordo della piscina e non sa se buttarsi o no. L'esordiente, bene o male, è quello. No, l'esordiente è un artista, è già un artista, perché è una persona che ha vissuto qualche cosa e poi ha deciso di metterlo in un libro, in un'opera d'arte, in un qualunque forma. Quindi capite che l'esordiente in realtà è già una persona che ha navigato qualcosa, ha già nuotato in questa metaforica piscina che poi gli serve per tirare fuori l'opera d'arte. E infatti nella collana Scilla, e qui veniamo un po' a bomba a questo libro, parliamo di autori come lei che non hanno mai pubblicato prima e che a un certo punto hanno deciso di contattare un editore, nello specifico me. Non per dire per favore pubblicami il libro, perché Sara non è venuta così da me. Sara è venuta a dire, io ho queste poesie, e devo dire erano molte più di quelle che avevamo pubblicato. Si può dire. Si può dire. Si può dire. Mi ha detto, ti piacciono? Non ti piacciono? Già questo, signori, dice, e credo che tutti gli artisti dovrebbero essere d'accordo, che già ci troviamo di fronte a una persona che ha della poesia dentro. Io incontro autori che arrivano e dicono pubblicami il libro. Ragazzi, aspetta un attimo, fammi leggere prima. Una persona che viene con l'umiltà di dire
ti piace quello che io faccio? Tu sei una persona che ci lavora, secondo te c'è del materiale? Questa è già una persona che ha capito cos'è la poesia. La poesia che sta a monte della letteratura, della pittura, della scultura, della musica. C'è quel rapporto di umiltà in cui tu dici a chi ti ascolta o a chi ti guarda, vi piace? Sto facendo qualcosa che a voi dà qualcosa? Ma come fare a dare qualcosa agli altri? Questa è una delle domande fondamentali dell'arte. Come si fa a dare, a comunicare qualcosa? L'arte è comunicazione. L'arte è anche un atto d'amore. La mia casa editrice è un atto d'amore e arte perché io ho creato una cosa per mio figlio. Sara ha creato qualcosa per qualcuno. Una parte per se stessa, una parte per il suo amore. Ma che significato ha tutto questo? Come si fa a dare qualcosa a qualcuno? Purtroppo una delle realtà, e ci sono pochi, anche se sono magari anche autorevoli esempi, una realtà dell'arte è che quando si vive un momento difficile nasce l'esigenza di dire. L'esigenza di dire perché? Perché nei momenti difficili nasce l'autocritica. Dicevo, ci sono pochi esempi, adesso probabilmente qualcuno mi dirà anche che non è vero, io sono un po' ignorante su questo, ma a quanto mi è stato, diciamo, Van Gogh dipingeva in realtà nei momenti felici e ha dipinto delle cose stupefacenti, anche se si è suicidato poi. Ma nei suoi momenti felici riusciva, nei momenti luminosi riusciva a creare. L'arte però, io ho un caro amico musicista, carissimo amico musicista che è ottimo, anche lui mi conferma questo, nei momenti, non dico di depressione, ma nei momenti in cui la vita diventa in qualche modo densa, la vita diventa difficoltosa, in cui tu sei di fronte a una sorta di essere che è la tua vita, quasi una sorta di diario, e di fronte a lui tu ti trovi a dover fare un ragionamento. E attraverso questo ragionamento, che potremmo immaginare, gli antichi greci lo chiamavano logos, discorso intelligente. Nasce questa capacità di dire. Poi come questa cosa venga detta, dipende dalla persona. Sara ha trasformato questa sua esigenza di dire, che nasceva da una vita, che poi è la sua vita, insomma, questa esigenza dipende dalle persone. C'è chi scrive, c'è chi scolpisce, chi dipinge, chi suona e via dicendo. Perché l'arte è sempre una sorta di vestito che uno si mette. E così veniamo un po', insomma. Ah no, adesso sentiamo un po' Vittor, sentiamo. Abbiamo voluto intervallare, diciamo, questo dialogo che facciamo con delle musiche. Vittor, tra l'altro, insomma, c'entra molto con questo libro. Per cui, a te. Thank you.
abbiamo sentito, il brano che abbiamo sentito, i brani che sentirei che sono proprio di Victor, quindi... E adesso per cominciare, insomma, entrare un po' a bomba in questo libro, in Disillusioni Felici, ti chiederei, insomma, una lettura, due testi, insomma, per una prefazione a questo libro. Ok. Ciao a tutti. Con alcuni mi sono già salutata, però rinnovo i saluti. Perfetto. Okay. Mi alzo in piedi. Siamo seduti. Come una rosa croce, delirio, alterata coscienza, messaggi indicibili, solo a me comprensibili. Gli altri erano lontani da me, come appartenessi a mondi segreti. Una rosa croce. Sei il mio sole, siamo due soli, tu di ponente, io di levante, soli. Allora, te dicevo prima, Sara, spesso l'arte nasce da dei momenti strani della vita, a volte nasce dai momenti felici, a volte nasce da dei momenti tristi. Il tuo è un libro, posso permettermi di dire, ma già nel titolo Disillusioni Felici, che è particolarissimo, tu accompagni termini antitetici, la disillusione che fa sentire un attimino quanto il libro è poi... chi lo leggerà, insomma, ne toccherà con mano, quanto il libro parli delle amarezze della vita, delle difficoltà concrete della vita, che poi rendono questo libro assolutamente vero, concreto, non è un libro emozionale, non sono i sogni di una ragazzina, tu non sei una ragazzina, però spesso i libri di poesia, che io non pubblico ma devo leggere, sono veramente dei sogni, purtroppo, sono dei sogni, dei voli pindarici di ragazzini o ragazzine che guardate che arrivano fino a 50-60 anni a scrivere delle boiate incredibili. Qui c'è vita, vita vera, vita vissuta, ma... disillusione felice, disillusioni felici. C'è una tensione sempre a questa felicità possibile, a questa leggerezza, a quella che è una rinascita, che poi mi spiegavi poco fa, insomma, è in qualche modo anche sintetizzata da un altro delle bravure del nostro musicista, che è la pittura. La copertina, l'immagine di copertina è sempre di Victor ed è stata scelta da Sara, questo lo so perché me l'ha detto, proprio per la sua leggerezza, per il suo essere in qualche modo eterea, quindi strumento verso una felicità possibile. Per cui la prima domanda, insomma, ovviamente, perché scrivi le poesie? Perché scrivi queste poesie? Cos'è la poesia per te? Ok, scusate un po' l'imbarazzo, ma dunque... Sempre questo effetto. Allora, in realtà la poesia per me è un mondo del tutto nuovo, nato e conosciuto casualmente, iniziato tutto un anno fa circa, un anno e qualche mese fa, e io mi sono avvicinata alla poesia perché sentivo che era un po' sulle corde delle mie emozioni e del mio muovermi, del vibrare delle mie emozioni. Anni fa una persona mi disse, era un mio amico, ora non ci sentiamo più, mi diceva, gli ho mandato gli auguri al compleanno e lui mi ha detto, ma caspita, ma sei proprio una poetessa, e io col mio sbigottimento sono rimasta lì un po' così e io ho incassato il complimento, diciamo, no? E quindi ne sono rimasta piuttosto lusingata. Non ho mai dato peso a questa cosa, non mi sono mai definita una poetessa e tuttora non mi definisco comunque una poetessa, talvolta io dico queste non so neanche se veramente sono poesie. Chi le legge potrà dire queste per me sono poesie, se entrano, se penetrano, se mi entrano dentro sono poesie, se hanno in qualche modo avuto un'incisività e sono riuscite a sollecitare un'emozione, a sollevare un pensiero, specialmente questo, ecco, il fare poesia per me adesso rispetto a questo libro nel corso del tempo ci sono state delle, non le chiamo neanche evoluzioni perché
non spetta a me dire che sono evoluzioni, ma c'è stato un modo di cambiare nello scrivere, uno stile diverso probabilmente, e questo vuol far sì che si riflettano su alcuni aspetti della realtà. Sia con questo libro ho voluto soffermarmi, nasce da una situazione particolarmente delicata, sofferente questo testo, a contatto con persone con disagi molto profondi che quotidianamente difficilmente noi incontriamo per strada. Però, e per questo motivo questo libro è veramente importante per me, perché è nato in quel determinato contesto, in quel determinato periodo e momento. E questo libro, questa poesia parla di persone, di persone che ho incontrato, parla di me, parla della persona che amo, è dedicato a lui specialmente questo libro, è nato anche grazie un po' a lui, perché se lui non avesse fatto un gesto in un particolare momento, forse questo libro non esisterebbe neanche e avrei continuato molto probabilmente a scrivere diari, prosa, eccetera eccetera, e quindi questo stile un po' così, che poi non ha preso forma insomma in nessun modo, se non sul mio foglio bianco di carta, senza pensare di pubblicarle. E comunque effettivamente quello che voglio dire, e concludo, è che effettivamente io voglio far riflettere ora come ora come è nato questo, e penso che faccia riflettere e aiutare un po' le persone. Effettivamente quello che si osserva nel mondo, anche le poesie che scrivo adesso vogliono riflettere su alcuni temi. Adesso potrei anticiparvi che una di queste poesie che io poi più tardi andrò a leggere tratta un tema molto delicato che viene millantato nei telegiornali, nell'attualità della cronaca, ma è un problema effettivamente pesante, insomma, per quanto riguarda la condizione della donna fondamentalmente. E quindi questo, insomma, detto, non voglio troppo dilungarmi per annoiarvi, e quindi mi fermo qua e ti do la parola a voi. E magari mi farei anche un goccetto, intanto, perché sono qua. Quindi, sì, una situazione difficile, hai parlato anche di persone con situazioni difficili. Questo in effetti dà un po' tutta la dimensione della poesia e dell'arte, perché una cosa che anche io amo, su cui amo soffermarmi, ed è la stessa cosa che hai detto tu. Quando noi camminiamo per strada, vediamo delle persone, spesso o ci arrabbiamo, insomma, magari c'è quello che ci dà una botta sulla spalla perché deve correre di corsa, oppure la macchina davanti che passa, o la bicicletta, ma sono tutte persone che hanno una vita, hanno delle sofferenze, delle gioie, sono vari microcosmi, tutti, di cui noi vediamo solo la superficie. In realtà noi non sappiamo i piccoli drammi, i piccoli e grandi drammi di queste persone per strada. Infatti una delle cose che è più, io direi, brutte, insomma, della nostra cultura, in particolar modo cinematografica. Soffermatevi un attimo a pensare a questo particolare. Quando voi guardate i film, e ci sono sempre gente che crepa, sempre gente che muore, ma cosa succede nel film? Il film va avanti. Il soldato, la persona, quello per strada che viene ucciso, non ferma il film. Il film va avanti. La vita di quella persona che muore nel film non ha significato. È questo il messaggio che indirettamente, ma che dentro il nostro cervello e la nostra cultura, passa. La vita non ha significato, il film va avanti. Questo libro, quello che tu poco fa hai detto, questo ci dice: guardate che tutti quelli che stanno in questa metaforica strada hanno una vita enorme dietro le spalle, hanno una madre a cui hanno voluto bene, hanno delle donne che hanno amato, hanno fatto l'amore, hanno pianto, gli è morto magari qualcuno, un padre, gli è morto un nonno, e hanno sofferto come soffriamo noi. Il problema della nostra società è che ci crediamo degli universi singoli. In realtà siamo universi tra altri universi. Infatti questo è bello della poesia di questo libro, che vuole dire qualcosa partendo dal tuo universo. Ma adesso parliamo di te. Questo libro, quindi, per te che significato ha? L'hai già anticipato tu inizialmente, quindi nel senso neanche ci fossimo messi d'accordo, no? Però è una rinascita effettivamente questo libro,
cioè più che il libro, sì, è una rinascita, segna un periodo, una svolta. Dopo un periodo di questo tipo, loro erano presenti ieri a casa mia, gliel'ho già anticipato, quindi non ha neanche l'effetto sorpresa, però so, è nato da un momento nel quale tutto era crollato, diciamo, ma in realtà da queste macerie poi si è costruito un qualcosa di diverso, ma qualcosa di veramente costruttivo e di edificante, e anche, mi viene da dire, di solido, una rivalutazione di tutto ciò che era precedente. E quindi un sistema di affetti, di emozioni, di persone, rapporti, si è fatta un po' una scrematura e ci si è resi conto veramente di come stava la situazione. E quindi per me è stato un po' come risorgere dalle ceneri, come la roba felice. Vabbè, ma qui allora ti mandi un po' a nozze. Allora la domanda che io ti posso porre immediatamente è una domanda a te, a proprio a Sara, a prescindere dal libro. Quindi ci stai dicendo che i crolli, di qualunque natura siano, sono necessari e positivi per rinascere o no? Perché da come ne parli sembra che questa rinascita estremamente positiva, costruttiva, tu hai utilizzato un termine solido, che è uno dei termini più stupendi che possiamo dire. Non c'è nulla di solido, signori, dalla politica a qualunque cosa, ai lavori, non c'è nulla di solido, anche all'arte, parlavamo prima. Sto caro ragazzo fa sculture in bronzo. Le sculture che fanno oggi sono o dei video o delle installazioni che vanno via subito. Io sono stato alla Biennale di Venezia. Ti sfido a romperle quelle. Sì, ma che cosa rimane di solido? È quello che mi chiedo io. Io veramente ho fatto l'ultima Biennale, sono andato a vedermi, ma concetti di solidità zero. C'era il concetto di transitorietà, anzi, per quello mi piace tantissimo. Ma quindi il crollo, ripeto, di qualunque, non entriamo in nessun merito, in nessun crollo, ma il crollo, che significato ha nella rinascita? Quindi è necessario? È un accidente? Cos'è? Specifichiamo, e mi sembra quasi banale dirlo, che in realtà non è per tutti così, nel senso che tante volte il crollo è distruttivo e può portare effettivamente una persona ha una totale chiusura verso il mondo e non ripartire più. Noi lo sappiamo, la depressione, non volevo nominarla, però effettivamente immediatamente questo porta questo. Però se effettivamente, dipende molto dal temperamento, della personalità della persona, se c'è una volontà di andare avanti, ma anche supportato da persone che ti vogliono bene e ti spronano anche nei momenti difficili, questo è fondamentale. Perché ti ritrovi a dire io non sono solo, c'è qualcuno che mi vuole bene e che crede in me, e credendo in me automaticamente io stessa dico ok, posso crederci anch'io, vado avanti, e ti dà una forza in più, una marcia in più, e allora ce la fai, e allora cominci a pensare in positivo, cominci a avere speranza. Una cosa che non mi ha mai lasciato, nonostante i momenti difficili, e non si sta parlando di depressione comunque, è il fatto che non mi sia mai venuta a mancare la speranza. È un forte motore che porta avanti, ti fa sfondare ogni muro, cioè nel senso, se tu non cedi con la speranza puoi riuscire in qualsiasi cosa e andare avanti ottimisticamente anche nella vita, e anche ricordarti che c'è amore, che la vita è bella, insomma, fondamentalmente, nonostante le difficoltà. Anzi, credo che dopo tante esperienze negative e tante cose osservate, viste, toccate anche con mano, posso dire che anni fa non pensavo così, però mi viene da dire effettivamente ne vale la pena, cioè vivere e andare avanti e dire la vita è bella, va voluta in ogni momento. Io questa cosa l'ho voluta come scalfire le parole e scriverle qua perché ricordarmi di questa cosa, non me lo dimenticherò mai, però voglio sapere che questo rimane, potranno leggerlo gli altri, potranno capire, potranno entrarci dentro.
forse sembrerà una cosa piuttosto presuntuosa questo, magari, però l'ho fatto principalmente per me, perché rimanesse e che avessi nella libreria di casa mia questo libro, che comunque ho fatto io e ho scritto io. Bravo! Quindi sostanzialmente dici che è un po' la chiave di volta, insomma, di tutto è il voler bene. Sì. Ma possiamo, quindi la, una domanda che mi viene, quindi gli autori, insomma, a cui tu vuoi bene, i tuoi autori preferiti, quali sono quelli alla base di questo libro? Quindi? Ma adesso magari la gente pensa che io dico, sparo nomi come Dostoevskij, Leopardi. Speriamo di no, Dostoevskij. E invece ne ho scelto uno principalmente, ma perché io l'ho amato tantissimo da ragazzina, da bambina, ho letto quasi tutti i suoi libri e tra l'altro ho scoperto che è uscito anche il suo ultimo recentemente. È un autore per l'infanzia, si chiama Roald Dahl, e mi è piaciuto molto perché è un autore molto vivace, ma anche con una certa freschezza, molto ironico, e ha una capacità di criticare, cioè di far pensare, ma è divertente fondamentalmente. Io mi diverto un sacco a leggere i libri per ragazzi, quindi cioè io ad esempio l'ultimo libro che ho letto, e l'ho letto poco tempo fa, era Rasmus e il vagabondo e Astrid Lindgren, e mentre lo leggevo provavo un piacere che continuavo a dondolare con i piedi per aria, continuavo a cambiare posizione e mi mangiavo caramelle gommose, quindi era veramente divertentissimo tutto ciò per me, altro che versi un bicchiere di vino eccetera, cioè era veramente divertente. Lui assisteva tutto questo vicino a me, no? Sul letto, mentre lui leggeva il suo libro, io leggevo il mio, e quindi così, insomma. Va bene, visto che abbiamo parlato così, lo richiamiamo per un altro intermezzo musicale. Coi piedi per terra. E senza caramelle con mollo. E senza caramelle con mollo. Una cosa che potrebbe essere un po' così, no? Il libro che leggevo io, che mi ha dato per il mio compleanno, tra l'altro si chiama Un tango per Victor. Quindi non ti è scelto apposta. Dunque c'è. Potrebbe, insomma. Che è la storia di un italo cileno, tra l'altro, no? Sì, tra l'altro. Ecco, neanche farlo apposta, ma io l'ho scelto a caso. Thank you.
Un attimo solo che prendo qua e se mi concedete un attimo bevo un bicchiere d'acqua perché è un po' sete. Prendo un attimo solo velocemente. L'ordine è del tutto casuale, quindi non ve li leggerò perché ho seguito un ordine mio mentale o qualcosa del genere. Due sono prese dal libro Disillusioni Felici. Mi manchi, come la montagna manca la sorgente. Mi manchi come il sole in autunno e gira soli. Mi manchi come la linfa, la pianta ormai trapassata. Di nuovo insieme, granelli di sale, sparsi un tempo e trovati come nel fiume l'oro dentro la maglia fine. Posso fare una breve anticipazione su questa? Questa è un'altra pubblicazione all'interno di una antologia di poeti e poesia di Elio Pecora, che lui ha menzionato prima, ed è nato casualmente, perché ho mandato una poesia per un concorso, che poi vi leggerò, e mi hanno selezionato per questa raccolta all'interno dell'antologia. Perduto e abbandonato, mistero della poesia. Come la vita, tu sbocci laddove la terra è feconda e solo tu puoi crescere se forti radici sostengono il tuo peso e divieni albero, albero della vita, mistero di Dio. Lamento di dolore, grida inafferrate, stridono come graffi sul vetro, assordando ogni invocazione a te, oh Dio. C'è molta spiritualità in quello che io scrivo, nel senso sono una persona credente, ma al di là di questo non è che volevo proprio sbandierarlo così. C'è molta spiritualità anche in questo testo, in questo libro, perché spesso nei momenti di difficoltà comunque mi sono ritrovata a appellarmi un po' a quello, perché era l'unica cosa che mi era rimasta, e quindi questo è molto radicato in me, e al di là delle scelte personali, di percorsi spirituali che faccio, ho intrapreso, lo dico, faccio Reiki, quindi insomma al di là di questi percorsi spirituali, insomma, ecco, ci credo molto e questo ho tenuto a scriverlo, insomma. Questa è la poesia che ha partecipato al concorso e si intitola Maturità. Vuoti e stanchi, i nostri corpi sono consumati dal peso dell'ordinario quieto vivere. Forti e deboli, come le travi di ciliegio, si spezzano i duri colpi senza assestarsi e cadono gravemente sul terreno. Noi siamo così, come i rami di un ciliegio, diamo frutti che vanno ruba, squisiti, deliziosi, uno tira l'altro, come i baci che ci siamo dati al fiorire del tempo. Gravidi di fiori rosa tenue, col loro profumo dolcivamo l'aria. Noi, ora, siamo gettati nel ricordo di quello che eravamo, giovani e dirti. E questo è il mio piccolo diarietto, dove ogni tanto su ci scrivo su qualcosina, ma non alleggerisco i toni. Ok. Lacrime di sale poggiano su crisantemi di una gioventù al limite, speranzosa di oltrevalcare il passo. Questa l'ho scritta in una particolare situazione per un'altra antologia, poi vi dirò quale, e vi voglio chiedere se magari leggendola pensate che mi possa essere rivolta. Si può fare, no, questa interazione così, no? Molto spartana, molto ciccia ciccia, no? Ok,
a separarci una porta blindata, serrata, con ogni mandata. Tu non volevi capire, forse non riuscivi. Biasimo non porto e nemmeno rancore. Io rancore non conosco. Tu che ti trinceravi dietro ogni barricata, ahimè, piango per te. Wow! Lo dico io? Faccio sondaggio? No, ok. No, l'avevo scritta per un'antologia che poi era in collaborazione col progetto Ampas. E pensando alla disabilità mi sono messa ho provato a mettermi nei panni di coloro che in realtà hanno un atteggiamento quasi accusatorio, concedetemi il termine, nei confronti delle persone che hanno una disabilità. Scendono le malinconie la sera, piovono ricordi, una chitarra un foglio, le macchine non passano, silenzio. Questo era quello che vi ho anticipato prima riguardo la donna. Femminicidio versus domicidio. E poi la meraviglia. Stuoli di donne assassinate, file di giornalisti che rincorrono la notizia, spaventando l'innocente ignaro sul divano, allertano il comune, scoppia una bomba. Ma quella bomba era già saltata. Tirate per i capelli nel Neolitico, messa al rogo nel Medioevo, soffocate nei bustini nell'Illuminismo, l'era dei lumi. Moda in voga e abbellimento, una compiacenza, la compiacenza dell'assassino. L'uomo senza rispetto, questo è il vero scandalo, altro che meraviglia. E questa mi era stata chiesta per un'altra antologia. Di scriverla in maniera piuttosto cinica, mi ha chiesto di scriverla cinica, pazza, folle e cattiva, era un po' diverso dal mio modo di scrivere, però è stata una sfida alla quale sono voluta andare incontro e ho provato a scriverla così, questo è il risultato, insomma non so se ha reso, però spero di sì, insomma in qualche modo. Meno male che te l'ha chiesto. Adesso mi piacerebbe sentire da voi qualche impressione, insomma, abbiamo sentito anche dei concetti, insomma, oltre alle poesie, dei concetti importanti. Qualche impressione, qualche pensiero che vi è emerso? Tutti si nascondono sui banchi come a scuola, no? Perché c'è il classico, no? Aspettate di leggere il libro, insomma, abbiamo capito. Va bene, e con questo magari chiudiamo con un ultimo brano. Victor, te la senti? Un ultimo brano? Ci salutiamo con, e poi insomma abbiamo questo bellissimo buffet e i libri. Ricordo tra l'altro che abbiamo voluto insomma come siamo l'editore fare una piccola offerta oggi, cioè 3 libri a 20 euro, perché sono 3 libri affini. Simili, nonostante di anni differenti, però ce n'è una ragazza di Cordenon soprattutto, di cui magari potrei anche leggervi un testo, che è molto simile, diversissima, ma allo stesso tempo simile a Sara. Prendo veramente un testo a caso, anche lei un po' su lei di queste cose. Vorrei vestire il tempo di bianco anche quando si tinge di scuro. Di tinte fosche, opache, dove la speranza viene meno. E il tedio con il suo ragno imprigiona le mie giornate. E travalicata l'infelicità si fa carico e riposa in un arco celeste. E con questo lascio la parola a Victor.